curare l'ernia senza operazione chirurgica. Sembra una cosa difficile da credere, ma è una cosa che si può fare. Come? Lo chiediamo a un'esperta chiropratica, la dottoressa Ludovica Di Stefano. Benvenuta. Eccoci, un saluto a tutti voi in ascolto. Allora, dottoressa, bella questa idea di curare l'ernia, ma senza operazione chirurgica. Allora, ovviamente non si parla del 100% dei casi, bisogna sempre contestualizzare. Però la chiropratica aiuta a non a risolvere, però a evitare l'intervento chirurgico nella maggior parte dei casi. I pazienti che decidono poi di intraprendere un intervento chirurgico è anche una questione di pazienza, perché il nostro corpo è molto intelligente. Quando risulta un'ernia, che succede? Il corpo piano piano, con il tempo, va a seccare la parte di ernia, e quindi con il tempo va a diminuire la sintomatologia. Ci tengo a precisare che avere l'ernia non vuol dire avere il dolore. L'ernia... Sì, beh, sappiamo, tanta gente gli trovano un'ernia senza sospetto, esatto, di averla. L'ernia diventa dolorosa quando va a comprimere il nervo, ok? Certo. Tutta la nostra sensazione, tutto ciò che noi sentiamo deriva dal sistema nervoso. Quindi quando l'ernia va ad applicare una pressione, va ad interferire sul sistema nervoso, è lì che abbiamo il problema, il dolore. Da chiropratica non sempre, quando un paziente mi si presenta in studio con un problema di mal di schiena, richiedo la risonanza magnetica per andare a vedere se effettivamente ci sta o meno l'ernia. Per quale motivo? Perché ci stanno persone che hanno una risonanza magnetica perfettamente pulita, o comunque un'ernia, una protrusione non da giustificare il dolore che effettivamente invece mi viene il paziente, con cui il paziente mi si presenta, o il contrario, quindi un paziente che viene magari per un controllo così generale e invece mi porta una risonanza che è un disastro. Ecco. Quindi non sempre la risonanza o sapere di avere o non avere ernie o protrusioni ci dà un indice di quanto dolore dobbiamo provare. La chiropratica è un approccio completamente naturale, molto meno invasivo direi dell'intervento chirurgico, che può aiutare che può aiutare i pazienti a uscire da questa situazione di dolore. Esatto, perché poi noi sappiamo una cosa, e lo sappiamo spesso dai chirurghi, che il paziente in generale ha paura dell'operazione chirurgica. Assolutamente, il chirurgo ovviamente deve presentare tutto ciò che tutte le possibilità che ci sono. Esattamente, e operarsi di ernia non sempre è la risoluzione, nel senso, magari lì per lì il paziente esce che sta bene, però che succede? Fare un intervento è comunque un trauma, ricevere un intervento è comunque un trauma per il nostro corpo. Si possono formare delle aderenze, queste aderenze possono avere comunque un'influenza sul sistema nervoso, ed eccola lì che ci si ripresenta il problema. Esatto, ma quindi, soprattutto se ho quell'ernia, è per una situazione di postura o comunque di... Sicuramente la postura ai giorni d'oggi specialmente ha un impatto. L'ernia deriva da uno stress che noi mettiamo sul disco, che è la parte, diciamo, che separa le due vertebre. Costante, ripetuto negli anni probabilmente, e poi facciamo una stupidaggine: molto spesso le ernie escono piegandoci per raccogliere una penna, o semplicemente anche facendo uno starnuto. Molte persone, certo, che comunque è una... o un colpo di tosse. Certo. Quindi non è mai, l'ernia non è uscita per il colpo di tosse o per lo starnuto che abbiamo fatto. L'ernia è uscita perché negli anni abbiamo avuto dei movimenti, delle posture errate che ci hanno portato a mettere in particolar modo stress in quel determinato segmento, e che a un certo punto questo segmento decide di mollare. Esatto, questo è facile da comprendere, anche perché poi è una cosa che non è infrequente sentire, che uno starnuto, che un vaso, che il carrello della spesa, che esatto, lo sportello della macchina abbia causato. Parlando della macchina, ecco. oggi così, parlando della macchina. Mi stanno un chiropratico. Ne conosco una brava di fiducia.
Parlando di macchina, per farsi uscire l'ernia, il movimento più comune è la flessione del busto in avanti insieme ad una rotazione, che molto banalmente è il movimento che noi facciamo quotidianamente, direi, entrando e uscendo dalla macchina, vero? Esattamente. Quindi, per evitare appunto che un banale entrare nella macchina, uscire dalla macchina, ci faccia uscire un'ernia, bisogna anche rafforzare tutta la zona. La più comune ovviamente è l'ernia nella lombare, certo. Però da non sottovalutare anche quelle cervicali, che sono più frequenti in realtà di quanto sappiamo, vero? Esattamente. La testa ovviamente ha un peso, più la protraiamo in avanti e più la accusiamo, diciamo, la nostra colonna ne risente. Io faccio sempre ai miei pazienti l'esempio del peso in palestra. Se lo teniamo vicino al nostro corpo, il peso è effettivo. Se iniziamo ad allontanarlo, quindi più è lontano dal nostro baricentro e più lo sentiamo per diventare pesante. Certo. Lo stesso principio con la testa, più la si mette in avanti e più grava ovviamente sulla colonna. Esattamente. Pensiamo a quello che è oggi il nostro atteggiamento nei confronti dello smartphone, e va da sé che l'ernia cervicale sarà il prossimo male del secolo. Ma possiamo prevenire? Assolutamente prevenire, ma anche direi proprio curare, nel senso, una volta che l'ernia è presente, la chiropratica ovviamente, i trattamenti chiropratici possono sempre avvenire a discrezione del chiropratico, a seconda della condizione in cui trova il paziente. Abbiamo ernie che danno parecchio dolore, lì in una situazione acuta, se il paziente ci dà ovviamente il consenso, l'aggiustamento manuale potrebbe risultare anche più efficace, ma abbiamo anche altre tecniche come l'activator, che sono un po' più delicate, e soprattutto con l'activator possiamo essere molto più specifici, perché lo andiamo a direzionare nella direzione in cui sentiamo che ovviamente la vertebra ha bisogno di essere stimolata. Ora, il fatto, come abbiamo detto, che lo smartphone ci costringe a questo movimento, tutto sommato, al di là che noi sentiamo meno dolore, non sarebbe bene, dato che lo sappiamo che il movimento che facciamo tutto il giorno è quello, avere una frequenza di visita? Questo sì, ma ovviamente io sono un po' di parte, no? Da chiropratica, il modo in cui vedo il corpo umano è un po' come una macchina, e alle nostre macchine noi facciamo sempre il tagliando, e per quale motivo noi non dovremmo farcelo alla nostra macchina? Esatto. E quindi un controllo, poi il mantenimento varia molto da persona a persona, perché più si è attivi, più si è pronti a prendersi cura del proprio corpo, meno si ha bisogno del chiropratico. Più invece purtroppo abbiamo uno pare stile... che meno si abbia bisogno di qualunque specialista se uno fa buona attività fisica e mangi bene in generale. Purtroppo è vero. In realtà è un per fortuna, che basta solo quello. Per fortuna è vero, però teniamo un po' a mettere tutto sotto il tappeto e questa è tosta da accettare, ma è veramente così. Esatto, finché non siamo arrivati proprio al che il tappeto non copre più, non riesce più a coprire nulla, e quindi iniziano a apparire i primi acciacchetti. Altra cosa molto importante che ci tengo a sottolineare: quando si viene con il dolore in visita, non significa che il problema è iniziato effettivamente, ad esempio, una settimana fa, ok? Il sintomo è iniziato una settimana fa. Tremate. Ma tremate, che a voi che ascoltate. Perché? E la problematica è nata molto prima. Il corpo, essendo molto intelligente, cerca di compensare per non farvi arrivare il sintomo subito. E quando arriva il sintomo non è mai troppo tardi, però ovviamente è uno stadio già avanzato. E allora ripetiamo: un bel tagliando ogni tanto potrebbe essere una buona norma. www.chiropraticadistefano.com, il meccanico risponde. Importante da non sottovalutare, perché al di là che la frase prevenire è meglio che curare, certo, effettivamente possiamo non essere in grado di valutare il nostro stato di salute così a riposo. Ed è sempre buono affidarsi a un professionista, esatto, che ti dice come stai prima, o come si dite voi, mantenere il proprio stato di salute e non andare a curare uno stato di malattia, che questo penso sia il fatto principale. Vi salutiamo un'altra volta, Medicina Regione Lazio, restate con noi per una prossima puntata. Dottoressa, grazie infinite. Un saluto.